Eccoci qua nella seconda parte dell'assemblaggio dello Zip AVOC 100 CC. E oggi assembliamo, chiudiamo i carter, mettiamo l'albero, poi dopo, adesso non so se metterlo sempre nello stesso video o in una seconda parte faremo anche Da trasmissione. fare adesso installare i cuscinetti sul carter. Alcuni montano prima i cuscinetti sull'albero, altri prima i cuscinetti sul carter. Io personalmente preferisco montarli prima sul carter, così insomma viene più semplice l'assemblaggio. I cuscinetti sono quelli della Malossi che vengono forniti con il carter C1. Non so se si riesce a vedere, vediamo se si legge. Vabbè, insomma, comunque c'è scritto Malossi con tutte le sue misure e i codici. Adesso andremo a scaldare il carter e poi andremo ad installare i cuscinetti dentro il carter. Useremo una pistola termica per scaldare il carter e allargare la sede, e dopo il cuscinetto dovrebbe andarci dentro senza problemi. Ok, ragazzi, adesso abbiamo appena scaldato il carter e adesso andremo ad inserire il cuscinetto con il carter bollente. Anche questo non è andato dentro, adesso con due colpettini riusciremo a farlo andare dentro anche lui. Eccoci, cuscinetto in sede, Perfetto. perfetto. Una volta inserito Ottimo. questo, abbiamo rifatto la stessa operazione sull'altro carter e adesso andremo a scaldare l'anello interno del cuscinetto per andare a inserire l'albero. L'albero, E se non entra tutto lo andremo a tirare con dei distanziali, ovviamente senza spingerlo dentro con martello e altri strumenti per andare a rovinare la bilanciatura dell'albero. Ok, allora adesso andremo a scaldare l'anello interno del cuscinetto appunto per andare ad inserire l'albero. E metterò questo cuscinetto così per comodità per non andare a scaldare la gabbia in teflon. Lo scaldiamo con una pistola termica. Questo. andiamo. Andiamo a inserire l'albero. Amo va. Eccoci qua. Tutte e due sedi di accoppiamento dei carter. Appunto per far attaccare meglio la pasta che andremo a inserire dopo, sì, uso dell'alcol, ma si può usare anche qualsiasi altra cosa. Anche se vi sembrano puliti, puliteli lo stesso, non si sa mai che ci rimanga del grasso, anche un filo d'olio. Adesso andremo a mettere la pasta siliconica su uno dei due carter, lo metto su questo che dopo questo qui andrà poi scaldato. Adesso andremo a scaldare l'anello interno di questo cuscinetto e poi andremo a chiudere il carter. Una volta che ho scaldato il carter, andiamo ad inserirlo sopra e appunto a chiudere il blocco. Sì. Eccoci qua. Adesso Perfetto. manca solo da mettere sulle viti e stringerle con la chiave di 9 metri. Alla stessa sicurezza. Adesso la prossima cosa da fare, una volta chiuso il blocco, tirato le viti con dinamo metrica, dobbiamo andare a inserire i prigionieri nella sua sede. Gli metteremo un goccio di frenafiletti per via che stiano fermi, li andiamo a stringere con dado e contro dado. La parte più corta, cioè il filetto più corto va sul carter, mentre l'altra va sul cilindro. Una a caso del kit, che così dopo comunque andiamo a verificare
Lo squish. Ci aiutiamo con il cilindro per metterle dentro, così le spingiamo dentro tutte in una volta. Arrivano dentro pari. Freccia dello scarico rivolta verso il basso. Vediamo. Ok. Shader posizionato, spingiamo spinotto in seno, primo shader in posizione, scendiamo sul collo, shader più bastardi da inserire questo. Anche il pistone al suo posto. Sul prossimo passo, mettere sul cilindro e andare a verificare lo squish. Ok, adesso montiamo sul cilindro. Dobbiamo montare prigionieri più lunghi. Ci eravamo lasciati che dovevamo cambiare quattro prigionieri perché erano corti, adesso li abbiamo sostituiti ed andremo a misurare lo squish e andarlo a cambiare se è errato, andando a sostituire le guarnizioni sotto. Allora adesso dobbiamo creare una croce con lo stagno ed andarla a fissare con un pezzo di scotch. Adesso più o meno. Con un pezzo di nastro andiamo a fissarlo sul centro del pistone in modo che stia freddo. Eccoci qua, so che stia fermo. Ok, adesso in questo modo andiamo a misurare lo squish su tutti e quattro i punti. Andiamo a montare testa, senza guarnizione fa lo stesso, dopo gliela andiamo a rimettere su. Quanto la fai? Adesso la tiriamo a 14, dopo andiamo a verificare che sia corretta.
Perfetto. Facciamo fare qualche giro. Ok, la guarnizione è troppo bassa, infatti come sentite batte in testa. Quindi adesso andiamo a tirare giù il cilindro e mettiamo delle Esattamente. guarnizioni più spesse. Ok, adesso per farlo girare ci aiutiamo con un ventolino che è piccolo, quindi non va bene, adesso vediamo se ci riusciamo male. Ok. Questo tic che si sente è lo stagno che si schiaccia. Ok, adesso andiamo a rismontare, andiamo a misurare la misura che è venuta fuori. Come potete vedere lì si è schiacciato. Adesso andremo a toglierlo. Il calibro andiamo a misurare quanto è venuto fuori. Abbiamo uno squeeze da 0,82, sì, lo misuriamo 0,82. su tutti e quattro i punti. 82, come potete vedere che la misura viene uguale, ecco, per esempio qui viene 74, 75. Non si è schiacciato bene, si vede. Ok, abbiamo circa uno squish da 0,75-0,80, 0,80, dipende. cioè. Boh. Comunque può andare. Sì, perfetto. Perfetto. Comunque adesso Si montiamo. può ancora scendere comunque per cominciare, insomma, cominciare a forzare un Vabbè, po' il insomma. Comunque motore, settarlo. Scendi. adesso si monta la testa con le varie guarnizioni. Esatto, le guarnizioni che ci sono sotto adesso vanno bene, quindi adesso andremo a montare gli o-ring sulla testa. Andiamo a mettere nella sua posizione. Eccoci qua. Andiamo a mettere il ring interno. Posizionarlo. Eccoci qua, perfetto. E andiamo assicurandoci che la correzione rimanga nel suo posto. Sì, che non si pizzichi. Perfetto. Esatto, andiamo a mettere in posizione la testa, eccoci qua. Ok. Diramo sui prigionieri in modo che non si blocchino. Mi raccomando, in questo caso dobbiamo tirare a croce. Sempre con la stessa. Adesso le tiriamo a 12, dopo vediamo se riusciamo a tirare un po' di più anche. Tiriamo a 13. Tiriamo volta per volta. Perfetto. Tenere di più da questi bisognari che adesso andremo a mettere su le altre 4. Mettiamo sempre un filo di grasso di rame sul filetto in modo che non si blocchino. Il 4, adesso andiamo a tirare come dire un metrico anche questo. Anche questo qua è sempre lo stesso. Sì. No, perfetto. Andiamo
Questo qua possiamo tirarne forse anche un po' di più, dato che c'è più filetto. Questi qua li tiriamo 14. Per 4. Bene. Adesso manca solo da mettere su il coperchio. Adesso andiamo a mettere l'o-ring interno, sempre un po' ingrassato. E l'o-ring esterno del coperchio. Sull'esterno, perfetto. Ok, e andiamo ad appoggiarlo su. Adesso andiamo a stringere le viti. Con le dinamometri che le tiriamo a 6 newton, che 6 sono newton. vitine piccoline. Perfetto. Perfetto. Bene, il cilindro è montato. Adesso andremo a montare l'accensione, i paroli e poi il resto della trasmissione più avanti.